Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Vado a fare questo panettone glassato, l'abbiamo già fatto insieme con il gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Lo voglio ripetere perché mi ricordo che era venuto molto bene ed era buono. Farò anche per questo un primo video e poi un secondo. Bene, seguitemi. Ciao a tutti. Allora, per fare un grande lievitato, la pasta madre, eccola qua, come vedete la mia è bella in forza perché l'ho rinfrescata 2-3 giorni, tutti i giorni lasciata poi a temperatura ambiente ed oggi da stamattina l'ho rinfrescata 3 volte. Quindi, eccola qua, come vedete, si trova bella in forza. E posso iniziare a fare il primo impasto di questo panettone. Sono arrivata naturalmente con i 3 rinfreschi alla sera. Bene, la sciolgo, sciolgo la dose che mi serve con l'acqua, con la parte di acqua e faccio girare. Sui rinfreschi preparatori ho fatto anche un video, se volete aprite il link, lo metto in alto. E lo metto anche in descrizione, nell'info box. Bene, ho versato la farina, faccio girare con la foglia. Questa ricetta l'abbiamo fatta con il gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, lo scorso anno. È una ricetta modificata perché in origine è stata presa su internet, era con il lievito di birra. Rosa Di Fonso l'ha modificata, adattandola, al lievito madre. Faccio girare a velocità, diciamo, bassa, ho messo sul 2. Faccio amalgamare un po' la farina e poi inizio a mettere i tuorli un pochino per volta, a cucchiaiate così. Ok. Aspetto sempre che si assorbe la parte che metto prima di mettere l'altra, e qui naturalmente, come sapete, io faccio dei tagli per non far venire poi il video lunghissimo, quindi faccio assorbire e poi metto un'altra cucchiaiata di tuorlo. Avete visto che ho tolto la foglia e messo il gancio. Poi inizio con lo zucchero. Anche lo zucchero quindi va messo in 3 volte, faccio assorbire e poi metto un'altra cucchiaiata. Non fate caso se l'impasto si adagia un pochino, sta diventando un pochino cremoso dopo messo lo zucchero, ma poi si riprende. Inizio con il burro. Il burro va messo a pezzettini. Fatto assorbire, mettiamo l'altro pezzetto, quindi piano piano anche con il burro. Prendetevi il tempo che ci vuole, senza fretta, ogni tanto fermo anche per non far scaldare, surriscaldare troppo l'impasto. Vedete che ancora non incorda, però piano piano poi aumento un pochino la velocità. La riuscita di questi grandi lievitati bisogna prepararsi per tempo bene tutti gli ingredienti, quindi leggere bene la ricetta, io prendo sempre appunti. Ecco, qui misuro la velocità, scusate, la temperatura, perché non, se si scalda troppo mi fermo e posso anche appoggiare la ciotola 5 minuti in frigo e poi riprendere. Vediamo a me a quanto arriva. Non dovrebbe arrivare ai 26 gradi, quindi 24-25 gradi va bene. Quindi riparto, controllo un attimino il velo.
aumento anche un pochino la velocità per far incordare. Vediamo se è pronto, se è incordato benino, quindi vediamo se c'è il velo. Io direi di sì, mi fermo perché non voglio far scaldare troppo l'impasto. Do un'altra giratina e poi vado a versare sul piano di lavoro. Lo imburro un pochino il piano di lavoro, eh. Ok, vi ricordo che questo è il primo video del primo impasto, quindi seguirà poi il secondo video, così sarà più facile seguire la ricetta. Allora, io l'ho fatto riposare una quindicina di minuti, anche se la ricetta sembra che non lo prevede, e poi pirlo, faccio pirlo per 2 volte, mi fermo un attimo e poi pirlo. Dopodiché lo metto dentro il contenitore a lievitare, quindi questo impasto lo sto facendo la sera. Ecco qua, poi metterò un segnetto quando si allarga bene, se avete un contenitore tondo dritto è meglio. E lo lascio lievitare fino al mattino dopo. Mi preparo la glassa per domani. Allora, ho frullato le mandorle con il frullatore, eccole qua, e poi ho inserito il mais, la fecola nell'albume e lo zucchero e ho fatto girare un pochino. Deve venire così, deve scendere un pochino pesantemente dal cucchiaio ed è pronta. Se è troppo liquida o troppo densa, aggiungiamo un po' più di albume o mettiamo meno fecola. Bene, ci vediamo, per il secondo impasto al prossimo video.